Il cadavere un uomo i piedi legati. Con gli occhi bendati e segni di battute e tagli. Probabilmente torturati prima essere uccisi. È stato trovato appeso sul bordo del GVT. Un'arteria ad alta velocità. Le indagini sono affidate al carabinieri. È stato sospeso fuori dalla strada. In un'area di vegetazione, non molto visibile per coloro che attraversano l'auto. È stato trovato dai tecnici ANAS, che sono arrivati questa mattina per svolgere lavori di manutenzione. I vari segni che sono stati trovati sul cadavere suggeriscono che l'uomo potrebbe essere stato torturato prima di essere ai primi tagli e pestaggi. Sarebbero stati trovati soprattutto sulla testa. La scoperta è avvenuta poco dopo la galleria Valmaura, nella direzione di Mubi, al culmine delle Ironworks Servela. Il cadavere presenterebbe segni di saponificazione. Un elemento che ti fa credere che si trovasse sul punto in cui è stato trovato per almeno pochi giorni. La non è a colori sebbene sempre a un primo esame. Non è escluso può essere di carnagione scura. Insieme, non era ancora possibile capire se si tratta di un cittadino italiano o straniero. Le operazioni di rimozione del corpo, rese difficili dalla presenza di densi vegetazione e cavi elettrici, si sono concluse. Il corpo è stato recuperato con l'aiuto dell'autocarrello della Brigata dei Vigili, ciò ha istituito una tenda da campo sulla carreggiata per consentire ulteriori rilievi sul corpo. Il tratto di strada rimane ancora chiuso al traffico.